Salve a tutti e bentrovati ad un nuovo unboxing da parte di XMurder.com. Quest'oggi con il lancio ufficiale andremo ad effettuare l'unboxing e trovate giù in descrizione la recensione completa del nuovo gaming mouse di Corsair. Stiamo parlando del Corsair Saber Pro. Come per la precedente serie Saber, anche l'attuale si caratterizza di due modelli, privo e dotato di illuminazione RGB, che sono rispettivamente il Saber Pro e il Saber RGB Pro. Entrambi i modelli di mouse sono inoltre configurabili e personalizzabili nelle varie funzioni con la nuova versione del software di gestione Corsair Q che è giunto alla release numero 4. Pochi giorni fa, inoltre, abbiamo recensito il diretto concorrente di questi due mouse, ovvero il Razer Viper 8 kHz, dotato tramite tecnologia Hyperpolling proprietaria di Razer dell'incredibile valore di polling rate di 8000 Hz. Anche questi due modelli Saber Pro e Saber RGB Pro si caratterizzano tramite la tecnologia proprietaria Axon di Corsair di questo incredibile valore di polling rate, che permette di ottimizzare l'invio delle informazioni al computer e le prestazioni poi in gioco. Fino a qualche mese fa, tramite la tecnologia Axon e precisamente quella dotata sulla tastiera meccanica Corsair K100, il valore di polling rate arrivava a 4000. Attualmente, diciamo, l'asticella si è alzata anche per Corsair e siamo arrivati agli 8000 Hz. Procedendo con l'unboxing, possiamo procedere con uno sguardo alla confezione, classica confezione di cartone nera e gialla, immagine illustrativa del mouse, brand, modello del mouse. Entrambi i Saber appartengono alla serie Champion, in quanto sono due mouse sviluppati insieme ai team diciamo sponsorizzati da Corsair. Icona che ci ricorda la compatibilità con il software EQ, in questo caso con il nuovo Corsair EQ 4, ed è un gaming mouse per giochi FPS o MOBA. Nel retro della confezione troviamo le caratteristiche principali riportate in diverse lingue, tra cui anche l'italiano, due immagini illustrative che ci illustrano l'adozione di switch Omron per i tasti principali, dati per 50 milioni di click, un sensore ottico da 18.000 dpi, un tasto per lo switch DPI posto nella parte inferiore di un relativo LED per il profilo DPI. Inoltre, tra le caratteristiche riportate in italiano, leggiamo la presenza, scusate, adozione dei tasti Corsair Quick Strike, che garantiscono un gap nullo per click rapidi e reattivi. Quindi diciamo che questi due mouse sono stati ideati con l'intento di offrire un mouse ad alte prestazioni nei vari giochi competitivi e non. All'interno della confezione troviamo il classico manuale utente più relativa manualistica classica. Infine troviamo il mouse stesso, che è il Corsair Saber Pro. Come notiamo, la colorazione è interamente di colore nero, le dimensioni sono medie. La presa principale ideale è una palm grip. Come possiamo osservare, il palmo della mano copre interamente il mouse. Il peso nel Saber Pro è di 69 grammi, mentre arriva a circa 71 nella versione RGB, quindi guadagna, tra virgolette, andando indirettamente a perdere circa 2 grammi in più rispetto a questa versione. Nel dorso possiamo osservare il logo Corsair con una finitura, diciamo, lucida rispetto a una finitura opaca per quanto riguarda il resto della superficie del mouse. Spostandoci nella parte frontale troviamo i due tasti principali dotati di switch Omron dati per 50 milioni di click, come abbiamo detto, e ad adottare, tra virgolette, la tecnologia Corsair Quick Strike, che permette di avere dei click più immediati e quindi una risposta inferiore. Troviamo una rotellina cliccabile con un rivestimento classico gommato. Non troviamo il tasto DPI, come abbiamo visto dalla confezione, è presente nella parte inferiore. Ci spostiamo nel lato sinistro, dove possiamo osservare la presenza di due tasti laterali di medie dimensioni con un buon feedback, come possiamo sentire, una sorta di incavo per
ottimizzare il grip del pollice e della mano stessa e della presa sul mouse. Nel lato opposto non troviamo alcun tasto. È un mouse totalmente ergonomico, quindi la presa sullo stesso risulterà anche molto naturale e confortevole. Spostandoci nel lato frontale possiamo osservare meglio la forma e le linee del Saber Pro, mentre passando nella parte inferiore possiamo trovare quattro mousefit posti agli angoli della parte inferiore. Un classico adesivo con le principali informazioni, un tasto di forma quadrata per lo switch dei profili DPI personalizzabili tramite software di gestione, un relativo LED che cambierà colore per indicare la varia risoluzione DPI in cui staremo lavorando, ed infine un sensore ottico che è un PixArt PMW3392 da 18.000 DPI, ovviamente gestibili tramite software di gestione. Il cavo adotta classico treccia di tessuto, simil Paraflex, quindi un cavo leggermente molto flessibile e ideale per effettuare movimenti rapidi, ed infine troviamo un classico connettore USB non placcato oro. Per questo è tutto, vi rimandiamo dunque alla recensione scritta che trovate giù in link in descrizione, dove troverete ovviamente tutte le immagini dettagliate, i nostri test e le nostre considerazioni. Con questo unboxing è davvero tutto, ci rivediamo al prossimo unboxing e un saluto a tutto lo staff.